secondo principio della permacultura dice raccogli e conserva l'energia. C'è un detto che ha scelto David Holmgren per esprimere bene il secondo principio, che è molto efficace e che dice raccogli il fieno finché c'è il sole. Il sole è la prima energia che dobbiamo prendere in considerazione, non tanto il sole che poi ci serve per creare energia elettrica attraverso i pannelli fotovoltaici. Il sole è quello che scalda tutto il pianeta e che consente praticamente che ci sia vita nella Terra. È dal sole che parte la fotosintesi, senza questa fotosintesi dei vegetali non ci sarebbe proprio vita. Poi ci sono altre energie come il vento, le biomasse a partire dal legno e altra importante energia è l'acqua. Quando progettiamo un ecosistema con la permacultura teniamo molto presente il valore dell'acqua e cerchiamo di trattenerla il più possibile all'interno del nostro sistema e più in alto possibile, in modo che non servano poi altri carburanti, altri combustibili per effettuare gli spostamenti. L'acqua per caduta naturalmente scende dall'alto verso il basso. Se noi riusciamo a trattenerla e a distribuirla lentamente nel nostro sistema, la potremo utilizzare al meglio. E poi ci sono le persone. Anche le persone sono energia. Energia fisica attraverso il lavoro, ma anche energia mentale attraverso le idee, attraverso suggerimenti, attraverso l'elaborazione dei concetti, attraverso i contatti, le conoscenze che ciascuno ha. Ricordiamo che nella permacultura la progettazione si effettua sempre in gruppo. E vorrei ricordare anche l'energia dei semi. I semi sono la massima concentrazione di energia nel minimo spazio e poter disporre dei semi, essere capaci di conservarli per la stagione successiva è fondamentale per l'indipendenza dei popoli.